Bun găsit, dragilor, la un nou vlogărescu! Hai să vedem ce a mai făcut meseriașul. Ce? E Denisa. Da? Ceau, Denisa! Ce Denisa? Ei, nepoata. Ia să vedem ce a mai făcut. Cum e va? Mau, și tu bine, mi piace cum e la vore tu. Lavori bene, lavori bene, sei bravo. Ti dico la verità. Sei bravo. Lavoro sporco. Se tu sei basso, tutta la roba è fuori. No, qua, sai quante volte ho fatto su e giù. Di un'altra cosa. Lavori mi piace come lavori, ma non mi piace che lasci sporco. Stai attento un attimo. Hai fatto bene, ma sei buono, bravo. Niente. Io ti dico una cosa, stai attento. Parliamo da amici. Sì. Io ieri ho pulito tutto là, però non posso venire con spassettone. Non ho detto per fare pulire con il mop. Allora che ho scopato qua tutta la scala, ho scopato là, non ho finito di finitura, ma ho finito che è scuro qua. Ah, ok, va bene. No, che non pensi che era così quando che sono andato via, guarda che c'era un casino di là, tra tocchi e roba. C'era ragione. Ho capito che a te piace il pulito, ma anche a me piace il pulito, però. Se no come dici, dammi anche, mandami una poesia, ti dici no? Ti scusi, lo so anch'io che un casino non è tanto bello, mi piace anche io, non sta a credere che mi piaccia, che ci sia sporco roba, per niente. Mette fino ma perché non ti lasci così? Qua. Perché le fettiamo così. Ho capito, ma si vuole cambiare la finestra dopo. Ma la cambia lo stesso la finestra, non la cambia. Sì. Io resto qua, capito? Ah. Va bene. Su un senso ha anche ragione, perché se tu ti metti qua è facile che vada sporcato qua, capito? Mm-hmm. Non ha torto, è che purtroppo le piastrelle sono un po'. Poche sono, ma comunque facciamo sempre quello, non è un problema. Ma non puoi fare come qua, per esempio qua. Qua, tutto questo angoli, no? Che viene rotondo, fai come l'ospedale. Hai visto l'ospedale che viene tutto rotondo per pulire bene? Non rimane ne sporco in un angolo. Ma no, non riesci con la piastrella, scherzo. No? Ma no, non neanche mai visto. Non esiste una modalità per farlo? Allora, in Italia non c'è, in Romania non lo so. In Italia no. Comunque vedrai come è finito, cambia discorso, hai capito? Perché adesso vedi sporco, dopo io ti butto via fuori tutto qua, però non puoi neanche pretendere che ti faccia pulizia, colore, roba. Colore devi fare tu. Non esiste che possa fare con rotund. Ma tu non sei capace di fare colore. Non sei capace di dare colore. Non lo so come si fa. Ma hai fatto? No, ma farlo tu, perché non lo fai tu? Ora, se mi dà qualcosa gli do io un po' di bianco, basta dirlo tu. Ah, è normale che ti dà, non puoi... Se vuole, dato che sono qua, basta che mi dica dai colore, allora se dice che gli do il colore, lascio qua questo, intanto che non vada sporcato, e domani gli do il colore e finiamo come vuoi tu. Bravo, bravo. Sì, meglio così. Ma non lo so, ha detto che vuole fare con un altro bagno. Ha detto che vuole fare stesso colore come ha fatto un altro... Quello là, così male che costa soldi quella là, sì. Sì. Gli conviene fare tutto bianco intanto, un domani vedrà, ma comunque quelle sono cose sue, non vuole mettere... Non posso io decidere a per sue degli altri, io dico. So che ha detto che vuole che fai tu il colore, dunque... Sì, ma sì, come vediamo che tutto qua è sporco, meglio che le fai tu. Così finisci tutto con sporchi, con qua, vedi che... Come vuole tua nipote? Quando arriva parla, perché io lavoro, non c'è tempo. Non parla con la nipotina piccola qua? Nipotina non sa niente. Perché io lavoro, non c'è tanto tempo per fare questo. Perché qua ti... bisogna un paio di ore, non per fare. Ah sì, infatti ho preso dare due passate, allora tre ore e fai tutto, dai la passata in bianco, soffitto, tutto, una mano, due mani. Due mani basta qua. Due mani viene bianco, dopo se domani lei gli piace fare un colore particolare, lo può fare, sarei capace di farlo anch'io, però
per vedere quel colore là devi spendere soldi, non so se lei adesso ha un momento con 90 di soldi, mi sembra di aver capito. Brava e anche onesta. Sì, vero, vero. Vero, ti dico io, guarda che io sono italiano, ma vero. Faccio l'ultimo palio, ma chiudi là un attimo. Che lo voglio andare fuori a ungere. Okay. Ci fai sbagliare? Più di no. Denisa! Ci fai Denisa? Poi ti stavo un po'. No? Lo faccio vlog. Ci vuoi? Allora, lo sta facendo tu. Dai. Stavo per TikTok, lo sai tu. L'hai messo? L'hai messo quello? Come che è, la vedi? Non si riesce a andare fuori. Va bene, bene. Ma va bene più larga, un po' più larga. Che c'è qua ritreva? Mamma c'è questa. Non ci mai faccio due soldi tu sta. Stai dubbiando come in Romania te ne fai uno? Che bello! Guarda qua bene, sì. Io a dire la verità, che poi bene. Ha fatto bene comunque far vendere questo qua. Come? Fatto bene tuo nipote lo era qua. Ah sì? È più bello, è più pulito in fine. Domani che sei a casa dai un po' di colore qua. Un po' di bianco. Ah sì? Non sei capace di dare bianco? No, sono capace. Ah, non vuoi? Non vuole. Non mi piace. Mi piace meglio guardare il saltone. Sì, dormire. Mi piace quello, il sampone che guardi, il capo religioso. Che bello, eh? No, bello, bello. No, anche sta bene che ha fatto i due colori, guarda, che bello. Bello proprio. Ma quello buchi che facciamo là? Con quello buchi là? Ciò lo devi dare stucco. Chi pittura dai stucco. Avete fatto le cifre famose. Non si vuole tanto dare un po' stucco. E ha visto che vorrei quello con faccia. O non è il fidanzato che fa un po' di tutto. Quel ragazzo là o meno qua. Chi è quello? Ha detto lui che fa un po' di tutto. Ti dia una mano se vuole la ragazza, no? Ah, la ragazza di mia nipote? Non lo so. Se uno gli vuole bene, deve dare la mano. Bello. Ma tu lo sai fare questo? Bel colore. Conosci bene, no? Questo lavoro. Ho cominciato a 14 anni, pensa a te se lo conosco bene. 14 anni? 14 anni. E tutta la vita hai lavorato così? Eh?
tutta la vita? No, ho fatto anche sulla mappa mi fabbrica, però io ho cominciato con 12 anni a fare questo lavoro. No, è un lavoro. Ah, hai lavorato tutta la vita, no? Sotto, ho lavorato sotto impresa di fare questo lavoro. E dopo l'ho sempre fatto il secondo lavoro, però ho fatto per anni, ho fatto questo lavoro. Non è che sia improvvisato. Ah, ma tra poco da cavo ci sono state tutte le azzarre. Non mi sa la schema. No, non ci sono troppo altri che ti fanno. Adesso che conosci la messeria, stavo facendo la forza di paesca. E quando questi quando li metti? Anche domani il bagno, il bidet, quello lì, come si chiama? Sì, quando vuoi, ha detto che devi metterlo su terra insieme alla ragazza. Io? Sì. Tu? Non lo so. Sei capace? Non lo so. Guarda che non è, io francamente non lo farei, ti dico il vero. Perché un lavoro un po' delicato, quando sbagli, sbagli. Non è proprio... Oddio, se ho una a mano, non so, ma se mai l'hai fatto, per me un po' difficile. O se non l'hai fatto ancora, no? Non so. Io non sono neanche idraulico. Sei idraulico? Hai imparato per idraulico? Ma gli idraulici lo sono questi che montano, no? Sì, ma ha detto che... Mi sembra che l'idraulico ha detto che poi un po' che si lo farei con lei, sì, con te, insomma. Io aspetterei l'idraulico, insomma. Allora, se vediamo se lo faccio insieme con il fidanzato di mia nipote. Si mette anche lui una mano, sì. Tu devi sapere, non so, io le volte che immaginavo non so. E la porta non la cambia? Sì, ce l'ha, ma deve metterla su. Sì. Ah, un garage, giù. Sì, ma mi ha detto a me, io dico la verità, non ho mai messo su porta, dico, sono un sincero, non è che... dico la verità. Fatto tanti lavori, ma quello là non ho mai fatto. Hai preso il buco? Ma questo bisogna buttarla via, no? Buttala su, tirala su, buttala su. Ho bisogno qualcosa, butti con... O la butti su, buttala su. No. Quanti le butto? Con un martello o qualcosa la batti su. Thank you.
Grazie.